Tadej Pogačar è attualmente il ciclista più forte del mondo. Una settimana fa ha vinto il campionato del mondo di ciclismo su strada e ieri a Bologna ha vinto il Giro dell'Emilia scalando San Luca, una salita che aveva già affrontato durante la seconda tappa del Tour de France di quest'anno, partito dall'Italia, come sapete, prima tappa Firenze-Rimini, seconda tappa Cesenatico-Bologna. Sono andato a vedere entrambe quelle due tappe. Qui ci troviamo sulla strada di Passo del Carnaio, ad alcuni chilometri da Santa Sofia, dove Pogačar, assieme alla sua squadra UAE Emirates, era venuto a provare il percorso alcuni giorni prima. Vi ho pubblicato il video realizzato da un ragazzo di Santa Sofia che l'aveva incrociato, e Tadej simpaticamente si era prestato a lasciare uno scambio di battute. E qui, come potete vedere, come dalle riprese di Aki, ci sono le scritte sull'asfalto: Pogačar Pantani vive, Pogačar Pantani vive. Segno che molti dei tifosi del grande pirata ciclista romagnolo di Cesenatico sono tifosi anche di Tadej Pogačar, perché rivedono in lui quelle gesta che ci fecero sognare quasi 30 anni fa, 25-30 anni fa, con Marco Pantani sulle strade del Giro d'Italia e del Tour de France. In questo momento si sta discutendo se Pogačar sia il più grande ciclista di tutti i tempi. Sicuramente è uno dei più grandi ciclisti di tutti i tempi, questo farei di dubbio. Sebbene abbia solamente 26 anni, quello che ha vinto, il modo in cui vince, lo mette nell'Olimpo dei più grandi. Non sappiamo quanto ancora vincerà. Unanimemente il più grande ciclista di tutti i tempi è considerato il belga Eddy Merckx. Merckx, il più forte ciclista di tutti i tempi, e Coppi, il più grande, qualcuno diceva. Certo che paragonare ciclisti di epoche così diverse è impossibile, sono sport completamente diversi. Chiaro che il ciclismo di Barthes e di Coppi non è assolutamente paragonabile al ciclismo di oggi, non lo è neppure il ciclismo degli anni 70, ma neanche quello degli anni 90. Fare paragoni sportivi fra epoche così diverse è francamente impossibile. Le caratteristiche di Pogačar le abbiamo viste, le conosciamo, è fenomenale su tutti i campi, ma soprattutto in salita. Merckx, a differenza di lui, si è cimentato anche in altre discipline, nel ciclocross, nel ciclismo su pista, ha stabilito anche il record dell'ora. Insomma, sono due ciclisti immensi che è difficile dire, anche quando saremo alla fine carriera di Pogačar, speriamo che sia ancora lunga, lo dico da suo tifoso, insomma, che ci faccia divertire ancora. Ci aspettiamo adesso le prossime gare che farà, concludendo presumibilmente con il Giro di Lombardia, ci farà divertire ancora tanto. Ha riportato il ciclismo a dei fasti che da un po' di tempo non si vedevano. Stiamo parlando appunto di un ciclista immenso che noi italiani un pochino invidiamo, insomma, perché dà veramente un grandissimo spettacolo, ed è stato veramente un'emozione poterlo vedere qui. Vieni Aki, avvicinati un pochino, così fai vedere le scritte. È stata un'emozione vederlo transitare con il Tour de France qui nel nostro Appennino tosco-romagnolo, a Santa Sofia, Bagno di Romagna e tutti gli altri vari paesi. Come detto, qui siamo sulla strada di Passo del Carnaio e ancora permangono le scritte realizzate nella tappa di giugno del Tour de France. Vi mando un saluto e ringrazio il mio cineoperatore Achille.